si potrebbe dire che c'è al momento una certa difficoltà a far comunicare tra di loro le varie divisioni aziendali? C'è sempre stata questa difficoltà in realtà, almeno probabilmente la posta elettronica era stata negli anni scorsi l'unico momento veramente di rottura forte all'interno della comunicazione interna aziendale. In realtà ci sono state delle esperienze di intranet, no? Però veramente limitate a volte al giornalino aziendale in forma digitale, no? In cui gli utenti erano obbligati a leggere, obbligati in senso stretto, e potevano praticamente solo leggere, ma non interagire. Probabilmente il fatto che i social media aumentano di molto la capacità alle persone al di fuori di comunicare tra di loro mette molto più in risalto l'incapacità a volte delle aziende di comunicare al proprio interno, no? Per cui alla persona là fuori non gli interessa che chi debba rispondere al suo quesito, se è il CRM, l'ufficio comunicazione, se è l'ufficio legale, vuole semplicemente avere una risposta. Dei problemi interni di comunicazione all'azienda, dice, questo è il vostro problema, giustamente. Jacopo annoisce, ti dico soltanto questo. Grazie. ascolta, quindi dimmi una cosa, secondo te, è vero quindi che per poter essere veramente social verso i propri clienti bisogna esserlo internamente a livello di, azienda proprio? Io credo che in un mondo perfetto dovrebbe essere così, sì. Altrimenti è un'altra ennesima pennellatina, un edificio un po' vetusto. Meglio una pennellatina che nulla. Qualcuno dice di sì, forse sì, però se gli stessi metodi che diciamo che propugniamo all'esterno non vengono quantomeno gradualmente importati all'interno, forse il gioco diventa un po' sterile, insomma, un po' fine a se stesso. Pensi che attraverso l'implementazione, per esempio, di social network aziendali, visti un po' come il 2.0 delle intranet, si possa... Dimmi. No, no, prevedevo la fine della domanda. Sì. È sempre un po' il discorso degli strumenti contrapposti alla sostanza, no? Allora, gli strumenti servono come facilitatori, però è la sostanza che li fa muovere. La sostanza in questo caso è la cultura aziendale. Quando c'è la cultura aziendale, probabilmente in un certo senso funziona bene anche la posta elettronica. No, forse no. Diciamo un forum interno, via. Quando non c'è la cultura aziendale, tu puoi avere il software più figo del mondo, americano, da licenza da 500.000 euro, ma stringi, stringi, la conversazione non si attiverà, insomma, no? Quindi ok, bene, le Internet 2.0 sono bellissime, piacciono molto, però deve esserci un'investitura pesante, una professione di fede da parte del management aziendale per riuscirle a farle usare alla gente, perché molti magari non le vogliono utilizzare, altri, come dire, le utilizzerebbero, ma hanno paura di farlo. Quindi serve un input aziendale molto forte, potente. E ora la fine della domanda. Credi che attraverso l'utilizzo dello strumento, dunque i social network aziendali, si possa arrivare a una degerarchizzazione delle aziende? Allora, io all'azienda community, salvo che in Silicon Valley, francamente,
o per numero di, diciamo, di dipendenti limitato, non credo tantissimo. Forse è un più una nostra, così, una nostra segreta speranza, una recondita speranza che manteniamo, una specie di valle dell'Eden che prima o poi. Però sì, questo sta già avvenendo, secondo me. Se non avviene all'interno, avviene facendo il giro all'esterno, insomma, dell'azienda. Le gerarchie erano un male necessario quando non c'erano i mezzi per comunicare in un altro modo. O forse negli eserciti funzionano ancora bene, ma insomma, il fatto del parallelismo azienda-esercito spero che sia ormai dato per sepolto ormai da tutti, insomma. Quando ci sono altri modi di comunicare, e questi vengono usati bene, altri modi che non la gerarchia sono più efficienti, sia per la soddisfazione delle persone che per la massimizzazione della conoscenza interna. E quindi, bah, speriamo, insomma, l'idea è che chi ha provato a sburocratizzare l'azienda, renderla meno gerarchica, più collaborativa, normalmente dispone di più flessibilità, di idee migliori e di una migliore soddisfazione anche di chi ci lavora. E forse non nel brevissimo termine, ma nel medio-lungo termine, secondo me, queste sono cose che fanno la differenza. Quindi ci credi o no all'idea di Employee 2.0? Bah, allora, io ormai ho un filtro contro le mode. Però sì e no, cioè ci credo nel senso che non tutti gli employee saranno 2.0 e quindi è inutile fornire a tutti un client dove può twittare, likeare, commentare perché ci sarà qualcuno che non lo farà mai. Però credo nella valorizzazione di quel manipolo di persone appassionate, vogliose di condividere la propria conoscenza e di collaborare con gli altri che esiste in ogni azienda. Quindi, anche se solo fossero un 10%, gli employee 2.0 varrebbe la pena di valorizzarli adeguatamente. Insomma, pochi social Pochi ma buoni. evangelist, ma buoni, esattamente. Esatto. Senti, volevo chiederti un'altra cosa. Qual è la tua opinione riguardo a quelli che potrebbero essere i compiti e il ruolo di un possibile Chief Digital Officer? Non lo so, già il marketing aziendale è in discussione, non so se abbia più, cioè, da una parte dico magari ci fosse un digital officer in tutte le aziende, dall'altra dico forse è un passaggio pericoloso, nel senso che funziona una figura di questo tipo. All'interno di una struttura organizzativa matrice che io ho visto ben poche volte funzionare adeguatamente. C'è qualcuno che vada, detto proprio in parole povere, che abbia una funzione di ponte tra le varie, perché un po' di digitale c'è nel customer care, c'è nel design di prodotto, c'è nella comunicazione, c'è nelle PR, c'è nelle HR, cioè c'è un po' di tutto, quindi il rischio di avere un digital qualcosa all'interno dell'azienda è, se funziona bene, tutti contenti, la cosa, innestiamo un percorso di digitalizzazione di efficienza di tutte le divisioni. Se la cosa non va bene, viene rinchiuso nel suo ambito e basta. Non so. Ho un mixed feeling, come si dice, su questa cosa. Teoricamente, io credo che ogni marketing manager dovrebbe essere digitale dentro nei prossimi 10 anni, altrimenti o è così o non è, insomma. Chiarissimo. Senti, una domanda marzulliana, proprio per puro reverse engineering su di noi, insomma, proprio
Cosa ne pensi di un format come intervistato.com, proprio con gli occhi di un professionista, data la tua preparazione? Ma io credo che la rete italiana abbia sempre sofferto un po' di poche voci, no? Di poche persone che abbiano voglia di, da una parte, di esprimere opinioni, eccetera, da quell'altra, di persone che abbiano voglia di raccoglierle, di fare attività strutturate, cioè di portare avanti comunque delle, come chiamiamoli così, dei magazine, non saprei come chiamarlo, però delle forme di contenutistiche strutturate e comunque costanti nel tempo. Quindi, ben venga, insomma, speriamo che abbia successo, insomma. Insomma, ci farebbe piacere smontare e rimontare il modello attraverso gli occhi di un addetto ai lavori. Vabbè, mi prendo un po' di tempo per Va smontarlo, così su due piedi.